all'agenda di governo. Per quello che riguarda le riforme istituzionali, noi invece con tutte le forze che non intendono far saltare per aria la Costituzione della Repubblica Italiana, questo a me pare l'intento di Berlusconi, con tutte le forze che hanno una cultura democratica come minimo comune denominatore, si potrà lavorare insieme per riordinare l'architettura dei poteri dello Stato, per intervenire sulle riforme istituzionali. Ma a Palazzo Chigi speriamo che possano vincere i progressisti e governare senza tutoraggi e senza ipoteche. Monti ministro dell'economia, lei come lo vede? No, Monti ministro dell'economia del governo Berlusconi, ma siccome Berlusconi è fuori, diciamo, dalla credo che sia escluso che in Italia possa tornare il Caimano, anche se lui sta lottando perché invece di una vittoria ci possa essere consegnato dal voto del 25 la palude, in modo tale che lui torna là come protagonista della palude. Ma fra i due chi è il più pericoloso? Silvio Berlusconi è il capo di una destra populista che catalizza culture reazionarie, che sdogana rapporti con un ceto politico impresentabile in Europa. Silvio Berlusconi riabilita Mussolini, quindi è proprio una tipica destra populista che è anche pericolosa dal punto di vista democratico. E Monti un Berlusconi loden? Monti, questo l'ha detto Bersani, mi è piaciuta molto questa affermazione. Monti è l'espressione di quelle elite tecnocratiche che pensano di essere nate per comandare il mondo. Grazie.